Ventenni di tutte le età, bentornati a Peperoni in quarantena. Ed eccoci qua. Allora, il lockdown si è un po' allentato, siamo in piena fase 2 e adesso finalmente possiamo rincontrare i nostri amici, almeno quelli presenti nella nostra regione, e ovviamente con le dovute misure di sicurezza, mi raccomando. Abbiamo quindi pensato a una ricetta particolare per celebrare questo ritorno all'amicizia. Abbiamo scelto quindi una storia molto molto bella del 2004, carica ma stracarica di Phyllis, che è Pippo e il compagno di prima, tratta da Topolino numero 2515, scritta da Savini e disegnata da Massimo De Vita, in cui si vede questo vecchio compagno di classe di Pippo che ritorna dopo tanti anni e gli offre il simbolo della loro amicizia, ovvero la focaccina dell'amicizia. Allora, per fare queste ricette abbiamo scelto un modo ispirato al pane arabo, quindi fare una ricetta molto molto semplice che tutti quanti a casa potete fare con pochissimi ingredienti, molto gustosa e che potete usare sia per accompagnare i vostri aperitivi con i vostri amici, mi raccomando, niente assembramenti, sia da usarla come pane, come accompagnamento, come snack. Una cosa veramente semplice e deliziosa, ma il modo migliore per gustarla è spezzarla insieme a un amico a cui tenete veramente tanto. Ma andiamo a vedere come si prepara. Come prima cosa avete bisogno di 500 g di farina di tipo 0, mi raccomando, tipo 0. Poi 300 g di acqua tiepida a circa 28 gradi, mi raccomando, tiepida. 15 g di lievito secco di birra, 40 g di olio extravergine d'oliva e infine 20 g di sale. Per iniziare a preparare le focacce dell'amicizia, mettete l'acqua all'interno di un contenitore, poi mettete l'olio, il lievito e iniziate a mescolare finché non si saranno amalgamate per bene. Quando saranno ben amalgamati, aggiungete la farina, mi raccomando un cucchiaio alla volta, e continuate a mescolare. Dopo aver aggiunto tutta la farina, aggiungete l'olio e il sale. Mi raccomando quindi di non aggiungere il lievito e il sale contemporaneamente, altrimenti quest'ultimo farà perdere effetto al lievito. Quindi con le mani impastate fino a formare una palla di impasto. Infine, mettete la vostra palla di impasto all'interno di un contenitore, copritelo e lasciatelo lievitare per circa 45 minuti. Bene, e dopo 45 minuti circa di lievitazione, abbiamo qui il nostro mitico impasto bello lievitato. E ora siamo pronti a sporcarci le mani di farina, altrimenti ti azzecca tutto, e preparare le forme delle nostre focacce. Prendete un pezzo di impasto, strozzatelo e formate una pallina. Subito dopo iniziate a lavorare la pallina con le mani in modo da farle acquisire una consistenza più compatta. Ah, mi raccomando, mettetevi la farina sulle mani altrimenti vi si azzecca tutto. Quando le vostre palline saranno pronte, prendete un mattarello e iniziate a stenderle. Mi raccomando, delicatamente, non troppo forte, piano piano. Nel frattempo, accendete il forno a 200 gradi, inseriteci una teglia e lasciatelo riscaldare. Perché le nostre focacce si cuociano al meglio, il forno deve essere bello caldo prima di insericele.
A questo punto prendete la teglia, mi raccomando fate attenzione e non vi scottate, e metteteci le focacce sopra. Non ci sarà bisogno né di grassi né di oli, super super light. Lasciatele cuocere per 10 minuti, un quarto d'ora, in base a come le volete, se più croccanti o più morbide. E vi consigliamo un'altra cosa: se volete che rimangano schiacciate e sottili, punzecchiatele con una forchetta. E dopo circa un quarto d'ora nel forno, eccole qua, le nostre fantastiche focaccine dell'amicizia. Allora, potete farle stare un po' di più, un po' di meno, dipende da come vi piacciono. Se vi piacciono un po' più croccanti, un po' più morbide, va bene comunque. Io le ho fatte un po' più croccanti perché mi piace quando scrocchiano. Ma andiamo ad assaggiarle. Allora, mi piacciono scrocchiose, però se vi piacciono appunto un po' più morbide, tenetele nel forno leggermente meno. Queste qua sono ottime per accompagnare i vostri aperitivi, le vostre cene insieme, ma anche come spuntino, come pane. Possono essere usate veramente in tanti modi e si abbinano molto bene a tante altre cose, ad esempio salumi, formaggi, ma anche delle verdure sotto olio, tante cose sfiziose. Tra l'altro, la ricetta che abbiamo scelto è al 100% vegetariana e vegana. Non abbiamo usato nessun tipo di prodotti animali, questo perché sono per essere condivise con tutti, anche magari con chi non mangia carne o chi non fa uso proprio di nessun prodotto animale. Bene, cari ventenni di tutte le età, con questo anche stavolta vi saluto. Ci vediamo alla prossima ricetta, stavolta con la mia collega Giubbi, che vi proporrà sorpresa anche stavolta. Ciao a tutti! Ok ragazzi, aspettate, prima che finisca il video voglio aggiungere giusto una cosa. Prendo questa focaccia dell'amicizia e la offro simbolicamente a Giubbi e a Mattia, sperando che al più presto possiamo riunirci e registrare le nuove puntate di Ventenni Peperoni tutte quante insieme, perché abbiamo ancora tante cose da cucinare insieme. Quindi questo è per voi, sperando che possiamo spezzarla insieme al più presto. Ciao ragazzi.